Ernest Howe, il matematico più intelligente al mondo e vincitore della medaglia Fields, massimo riconoscimento in matematica, ha ammesso di non aver superato un esame di fisica all'università. Cioè, questo vi deve proprio essere da incoraggiamento per qualunque verifica quando prendete un brutto voto. Stiamo parlando di una persona con un quoziente intellettivo superiore a 200. Così, quando sbagliate qualcosa in una verifica di matematica o di fisica, non dite sono scemo. Ernest Howe ha sbagliato un esame di fisica all'università, è stato bocciato, ma comunque sia è abbastanza intelligente. La matematica e la fisica non sono per geni. Credo semplicemente che Terence Tao, essendo sempre stato portato tanto per la matematica sin da piccolo ed essendo abituato a quella forma mentis, si è trovato un attimo a poco agio con la forma mentis della fisica. Quindi, ragazzi, se avete preso un 5 a una verifica di fisica o matematica, ricordatevi che l'uomo più intelligente del mondo non ha passato un esame di università.